Amici di Mondo Futsal, buonasera e benvenuti al Pala Bianchini di Latina. 21esima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, di fronte l'Axed Group Latina e la Lazio. Sta per iniziare Axed Group Latina Lazio, semaforo verde sulla sfida con il primo pallone giocato dalla Lazio. Borca trova Arnaldo tra le linee, ancora Arnaldo per Borca, lo scambio tra i due, sempre Arnaldo, allarga bene per Terenzi, zona tiro Terenzi per Arnaldo Pereira. Arnaldo, vantaggio Axed Group Latina, ottima la transizione dei nerazzurri. Tutta schiacciata la Lazio, Pacheco prova a passare in mezzo a due, intercetta il pallone in Latina che va via con Borca Blanco, serve corso, zona tiro, alza il pallone per Borca che va con il sinistro, alza troppo però la traiettoria. Serve Perri a destra, Chilelli di spalle, movimento di Chilelli, la gran parata da parte di Chinchio, va a sfidare Battistoni, prova a passare, arriva l'aiuto da parte di Arnaldo, quindi sempre Chilelli che spara con il sinistro, ci mette le mani Chinchio. Sacchet, Sacchet contro Avellino, se ne va al numero 5, passa Sacchet, entra in aria, bravissimo Chicchio a sbarrargli la strada, ferma tutto Arnaldo, 2 contro 1 della Latina con Arnaldo che serve Borca Blanco, solo davanti a Patrizio e pallone al centro, ferma tutto però Pacheco che va di rimessa, ancora Pacheco, può fare andare lui con il sinistro e c'è il gran gol da parte di Pacheco che non dà scampo a Chicchio, è il pareggio della Lazio. Pronto Maina con il sinistro, si avvicina a Chilelli, va Maina, serve corso, il salvataggio di Perri. Arnaldo si avvicina a Maina con il destro, ci arriva Patrizi e mette in calcio d'angolo. Nardacchione controlla solo davanti a Chinchio, Pacheco la tocca, arriva corso, Juninho è più bravo di lui, pallone a sinistra per Perri, la conclusione, la traversa, poi Pacheco prova a passare, non c'è fallo. Rosati che torna a ringhiare molto bene, poi Borca Blanco sposta il pallone per Avellino, ci arriva Patrizi. 30 secondi ancora a giocare questo primo tempo, Pacheco può andare lui alla conclusione, Pacheco si libera al sinistro, il diagonale vincente di Pacheco, implacabile, sempre lui. Ribaltata la situazione, Lazio avanti 2-1. Maina con le spalle alla porta, si gira Maina, la chance, apre troppo il piatto con il sinistro, non c'è fallo, occhio alla Lazio in contropiede, 3 contro 2, Pacheco, solito movimento, poi per Chilelli che col sinistro non trova la porta, si accentra, ancora Borca Blanco, sceglie la soluzione Avellino che può calciare con la punta del piede, Patrizi ci arriva, gli dice di no, il pallone è riconquistato proprio da Avellino, ancora Avellino, va con il destro, pallone al lato di un soffio, pallone percorso con il sinistro, la portata di corso per il 2-2. Quindi Borca Blanco con il destro, il piazzato, ci arriva Patrizi, attacca il Latina, ricerca il gol del 3-2, alza il pallone per Avellino che parla con il destro, ancora Avellino ribadisce in rete per il vantaggio dell'Axel Group, Avellino riporta avanti il Latina, giro palla, Latina però ha sistemato, deve difendersi Pacheco con il sinistro, la fiammata, ancora Roca, gli sradica il pallone corso, il miracolo di Patrizi. Latina adesso va con Maina, il contropiede, c'è Borca Blanco di a fianco, ancora Borca Blanco dentro per Maina, l'erroraccio di Borca Blanco, sta di Pacheco, prova a passare, viene fermato, va a terra, va Avellino con il destro, il poker di Avellino per il 4-2 dell'Axed Group che a 1-13 dal termine mette una seria ipoteca sul successo. Qui la sfida del Pala Bianchini, l'Axed Group Latina batte 4-2 la Lazio e dal palazzetto di Via dei Mille davvero tutto, arrivederci agli amici di Mondo Futsal, al prossimo appuntamento con il Latina Calcio a 5.